sono Mattia Bosco, sono uno scultore e il tipo di lavoro che faccio mi ha portato a privilegiare la montagna piuttosto che Milano, che è la città in cui vivo. Sono nato da una famiglia di pittori, io ho fatto degli studi classici ed è stato proprio a partire da alcune riflessioni su cui poi mi ero concentrato nella fase finale, diciamo, dei miei studi filosofici, a portarmi verso la scultura. È stata la materia stessa che mi ha insegnato come voleva essere lavorata. Mentre, se vogliamo, l'argilla è muta, la pietra risponde. E quindi è un vero e proprio dialogo quello che avviene con la pietra. La pietra, se la guardi con attenzione, se l'ascolti, ti mostra che lei, come materia, è già sempre informata, è già sempre instradata verso la forma. Il luogo dove trovo quello che cerco sono le cave, ma non ciò che viene estratto dalle cave, ma ciò che viene scartato nel lavoro estrattivo. A me non interessano i blocchi di cava, perché il blocco di cava è già un manufatto. Io cerco una complessità di superficie, cerco dei piccoli frammenti che assomiglino alle creste stesse delle montagne, che siano taglienti. Quando vado in cava le ascolto e le lascio presentarsi. Quando le ho scelte, so già che cosa sono in grado di fare. L'incipit di ogni mia scultura è questo: mettere in piedi la pietra, oppure anche sospenderla. Far passare la pietra dal suo essere orizzontale alla posizione eretta. Il fatto che questa verticalità dia alla pietra una profonda, no, antropomorfizzazione mi porta a escludere a priori la strada figurativa. Il lavoro che cerco di fare io, che è sempre di intervenire nelle parti meno significative, quindi più sacrificabili. Ed è per questo che il mio gesto tende a essere il più semplice possibile. Una volta rilevate queste linee in filigrana, io procedo con delle lame, entrando. A quel punto quella linea, che poi appare super levigata, è veramente a tal punto affiorante che sembra quasi che io abbia sbucciato la pietra e che sotto ci fosse questa forma. L'intervento dello scultore è un atto collaborativo, per questo dico che il rapporto tra me che scolpisco e la materia è un corpo a corpo. È un corpo a corpo di due pezzi di mondo che collaborano in un gioco di forze. Come la pietra è tempo allo stato solido, l'oro è luce allo stato solido. E la pietra al sole, essendo piena di mica dorata, brillava come se fosse se ci fosse una polverina magica diffusa in tutta la pietra, e quindi è questo che ha chiamato in modo particolarmente forte la presenza dell'oro. È come se questa presenza diffusa aurifera l'avessi coagulata. Ci sono delle pietre che invece brillano di scintille argentate, e quindi qui arriva invece la foglia d'argento. E rispetto all'oro ha anche un'altra possibilità ulteriore data dall'ossidazione. In un piccolo gruppo di sculture ho cominciato a utilizzare i piani dati da delle lastre di metallo per prolungare la forma e la direzione di alcune pietre. Tutta la scultura antica era tutta policroma. Quella policromia vista da questa prospettiva mi interessa, e quindi è qualcosa che mi attrae, la possibilità di intervenire con il colore sulla pietra, anche se lo faccio con grande parsimonia. L'arte non ha a che fare con la creatività. L'arte ha a che fare con l'operosità. L'arte è un atto d'amore. Cioè, l'artista è un innamorato delle cose, è un innamorato del mondo. E è soltanto per questo che riesce a far innamorare qualcuno di quello che fa. È tutto qui.